partita scorsa è iniziato per noi, diciamo, una nuova parentesi che terminerà alla fine del campionato, in cui ogni partita per noi è un'occasione per non lasciare andare quel posticino che pensiamo di meritarci, al quale puntiamo, ovvero insomma un posto in promozione. Io credo molto in questa cosa, credo molto nelle ragazze, quindi ce lo siamo dette, insomma, da Soverato in poi non possiamo più permetterci di sbagliare, non vogliamo farlo e quindi questi tre punti dovevano arrivare e sono arrivati. E il fatto che tante tue compagne hanno fatto tanti punti vuol dire che hai distribuito il gioco, no? Mi sembra in maniera molto molto ben equilibrata, bene così, è una risposta importante del tuo compagno. È chiaro che quando tutti gli attaccanti vanno giù, io ho l'imbarazzo della scelta, cerco di tenere in gioco tutti gli attaccanti, è quello che in teoria bisogna cercare di fare tutte le partite, non sempre magari la ricezione o l'attaccante stesso permette di farlo. Stasera sono state brave loro, non sono stata brava io, e quindi potevo scegliere tutti gli attaccanti che volevo e la palla andava giù, quindi brave loro, sono molto contenta. E per chiudere allora quello che hai già detto prima ai colleghi, questo appello per sabato, iniziamo già a parlare di questa sfida. Sì, giochiamo sabato, non domenica, e mi raccomando, abbiamo bisogno del palazzetto, non dico pieno perché è enorme, però un po' più caldo, perché domenica ci sarà Brescia, ci saranno i tifosi di Brescia, quindi insomma abbiamo bisogno del vostro sostegno ancora di più. Grazie Cecilia. Grazie.